nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati in Correre per Sport. Alberico, bentornato. Caro capitano, buonasera a te. Domenica, hai fatto l'esordio anche come dirigente del settore attività di atletica. Domenica, qualcosa che mi mancava. Ora c'è qualcosa che in una grande carriera festa, come la mia grande madre. Giornata di sport, di bella assolata. Devo dire, baciati dalla fortuna. Grande attività del settore di atletica WISP, che veramente ha dimostrato di crescere sempre, di andare sempre avanti. Voglio ringraziare, saluterei uno per uno i 18 giudici che erano presenti. Non lo posso fare per necessità di tempo. Anche lì ci sono delle belle novità, ne parleremo. Ci sono delle diciamo novità. Domenico D'Onofrio, presidente della Runners Pescara, il 28 di maggio si avvicina. Domenica, tu non eri presente, ma sei giustificatissimo, eri nella bellissima Putignano per una 6 ore. Eravamo in Puglia per la 6 ore di Putignano, che era bellissima. Innanzitutto bentornato, sappiamo che hai avuto qualche problema, come sanno i tuoi amici, ma ti vediamo in splendida forma, complimenti. Ho recuperato, forse la forza del podista è anche recuperare in fretta dai malanni. Tra l'altro recuperare in fretta, perché non era spettatore ma ha corso e concluso la 6 ore a Putignano. Sì, sì. Quindi ho corricchiato un 25 km giusto per ricominciare. Beh, giustamente, dopo quello che è successo già un'impresa. Con il grandissimo sorriso, uno spirito giusto per ripartire. Adesso bisogna ripartire alla grande. Certo. Mariotti, buongiorno, ben arrivata anche a te. Veronica, salve. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, ben arrivata innanzitutto, salve. Il tuo splendido sorriso e poi una bellissima maglietta sgargiante, sì. Run Day, che ci sarà domenica a Pescara. Domenica 26, in contemporanea con tutti i Decathlon d'Italia, sarà... Ecco, svolgeremo... Non ho detto Decathlon lo lascio dire a te. Sì, è organizzato... in particolare Decathlon San Giovanni Teatino, abbiamo organizzato questa manifestazione che si svolgerà appunto in contemporanea con tutti gli altri Decathlon d'Italia. In particolare la nostra si svilupperà al Parco d'Avalo. Ne parleremo tra poco. Decathlon che punta tantissimo sui giovani come te. Certo. Va dato atto a questa bellissima realtà. Mauro, buongiorno, ben arrivato anche a te. Buongiorno. Dirigente anche tu della WISP, ovviamente settore di attività della WISP. Mauro Pingiotti, buonasera e ben arrivato. Buonasera, niente, nella ventata di rinnovamento che ha colpito la WISP, ecco, io ci sei anche ci sono anche è io. È stato investito appieno, Mauro, che poi sì. Lui non lesi le energie. Quanti hanno dato di prognosi dopo l'investimento? No, però, gran bella soddisfazione per me personalmente, sì. Ecco, esordire domenica alla Stratea Terno anche come aspirante giudice, quindi c'è tanto da fare. Giudice. Aspirante sì. Giudice. Sì, anche perché dovremmo superare il corso delle quattro gare di prova per poi poter essere giudici a tutti gli effetti, quindi ci sarà anche quello nel mio curriculum, ecco. Bene, 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 Alberico, ne parleremo tra poco. Invece con Domenico andiamo innanzitutto a parlare della bellissima gara che c'è stata a Putignano, una delle più belle, sì. Lo possiamo dire, sì, dopo Banzi. Assolutamente.
Anche meglio di Banzi. Anche meglio, sì, di Banzi? Banzi sarà il Banzi, giorno quella 3. Dei Templari. Sì, il percorso più bello di Putignano. Putignano è bellissimo il percorso. Dove ci sarete, ovviamente. Sì, sì, facciamo il pullman pure là. Ci saremo. Certo. Dobbiamo dire un'altra cosa, che la Runners Pescara ieri è stata premiata a Putignano come seconda squadra vice campione d'Italia del campionato Iuta di ultramaratone. Quindi è stata una grossa soddisfazione, io per quello ho accompagnato i ragazzi là per fare la gara e poi per prendere il premio. È la coppa che ci hanno dato, come abbiamo battuto grosse squadre anche abbastanza rinomate italiane. La prima squadra è stata la Stars Bergamo e noi abbiamo fatto il secondo, e poi a Barletta Sportiva e le altre parecchi pugliesi. Ricordiamo che la vostra è una squadra giovanissima, da poco tempo che esistete, ma tutti che vi siete buttati, oltre nella passione per la corsa, sulle lunghe distanze. La colpa è sua. È sua la colpa. E secondo me sì, visto che lo poteva fare lui, posso fare tutto. Ma questo è vero, certo. Andiamo tutti. Come in tutte le vostre attività, l'entusiasmo non finisce mai. E veramente, se io ho dato il là, ne sono contento. Che ditemi male anche per quello, ma sono contentissimo di quest'anno. E oggi voglio fare una provocazione, parlando con l'amico Franco Schiazza. Siccome non solo la Runners Pescara, ma in tutto in Abruzzo c'è un movimento molto forte di ultramaratoneti. Creare un solo ente, una sola SD, Abruzzo Club Marathon, Abruzzo Ultra, chiamiamolo come ci pare, che possa prendere tutti questi atleti che, oltre a correre con la Runners Pescara, con la Runners Chieti o col Crampo, con qualsiasi altra squadra, per le gare qua del Corriere d'Abruzzo, o per la Fantini e poi la Farnese. Sicuramente sì. possono ritrovarsi poi a fare le gare di ultramaratone come un unico. Sarebbe molto 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 bello, sarebbe, diciamo che sarebbe un blocco di ultramaratoneti che va spediti verso il titolo che voi avete comunque sfiorato quest'anno. I terroni Se abbiamo fatto secondi noi con la squadra nostra, che sì, terroni gente forte, sta Nico Leonelli, ci stava Samuele con noi l'anno scorso, quindi erano persone che correvano anche qualcun altro forte, però se li mettiamo insieme tutti in Fiadone, gli Alberico, i più forti, a chiamarsi Abruzzo Forte e Gentile. Potremmo farlo. Una mia curiosità, quante donne c'erano domenica del tuo gruppo? Noi abbiamo la squadra femminile più forte dell'altro maratoneta. Abbiamo una decina di ragazze che domenica hanno fatto 50 km tutte quante, cioè proprio una cosa. È vero. Sono pazzesche. Infatti stanno Virginia, Nanni, Mariotti, Cinzia, come Teresa Pamela Marone, Petrillo, tutte donne Gregorio, che poi dopo 5-6 ore di corsa al Berico che tu vedi. Sorriso smagliante come nulla fosse. Quella è la prima cosa. Ma il percorso tipo, non so, Banzi era, si andava fuori al paese. Quella di Putignano è spettacolare. Hanno organizzato delle cose. Putignano a confronto a Banzi è nettamente più grande. Banzi è un pazzo. Banzi anche ritrovarlo, se non è stata è piccolissima pure, neanche 2000 abitanti. Là hanno fatto la gara a 200 persone, più il giorno dopo hanno fatto la gara di San Giuseppe, 4000 iscritti. Ma c'è una cosa che noi per fare 4000 iscritti dobbiamo fare i doppi salti mortali qua in Abruzzo, è impossibile. È un bacino anche diverso, perché la Puglia è una delle regioni più, sì. È una delle regioni con più tesserati. Quindi basta pensare a Barletta, con tre società, che ha quasi 1000 tesserati, sì, con solo i tre gruppi, nettamente più piccole di Pescara, Barletta. Certo. Ha fatto 2700 arrivati alla mezza. Veronica, sapevi di questo movimento, di questa pazzia nel mondo, mondo dell'atletica? Certo. Allora, noi colgo l'occasione per ringraziare Domenico, che insieme a noi ha organizzato questo evento, il Run Days. Vi spiego un pochino come si svolgerà questa giornata. Innanzitutto parco che è bellissimo, immersi nella natura, in particolare nel Parco d'Avalos. La gara comincerà alle ore 10. E ovviamente noi saremo lì un'oretta prima per raccogliere le ultime iscrizioni e offrire il pacco gara agli iscritti. Che tra virgolette, scusa Veronica, non è una gara, ma è un stare insieme. Assolutamente, stare insieme, in quanto noi portiamo avanti la filosofia della nostra azienda, che è quella di avvicinare il maggior numero di persone allo sport. Facciamo sport, quindi, tutti insieme. Esatto, quindi ovviamente non è una gara competitiva. E tra l'altro la quota iscrizioni mi sembra sia particolarmente generosa. Abbastanza, sì, siamo a una 25 sessione. Euro gratuita. No, sì, scusi, assolutamente gratuita. Sì, sì, gratuita. Assolutamente gratuita. Questo è un bel dettaglio. Date?
Le date? Il... No, cosa date? Ah, nel pacco gara ci sarà questa t-shirt, wow, con cui poi si potrà attaccare. Peccato che noi non la possiamo avere perché non ci l'avrete. Siamo. L'avremo l'avrete, stesso. L'avrete. Peccato, peccato. Ci... Non sappiamo se ci sono le taglie per tutto quanto. Ma so, io sono, come dico sempre, no, quando vado a fare lo speaker, un dico, falso... sono uno speaker in espansione. Ah, ok. Cresco, no, di solito dicevi cresco, un falso mago. No, un falso cresco ogni mago. Mese cresco, allora in espansione. Vabbè, le taglie fino alla 4XL ce l'abbiamo. No, io peccato la concomitanza con la mezza maratona dei fiori a San Benedetto, 19ª edizione Alberico, che fa parte del circuito. Fa parte del circuito Corri l'Abruzzo, è una gara nazionale WISP, è una gara ovviamente ricade sulla territorialità delle Marche, però ovviamente non possiamo che invitare coloro che sono atleti e sono pronti a fare una mezza maratona a venire con noi domenica mattina per questo che oramai è un evento ben consolidato e ben organizzato che offre 40 punti per il nostro guardate circuito. Che bello, solo guardare la foto della passata edizione, veramente uno spettacolo, che si ripeterà, crediamo, solamente a Pescara poi, vero Domenico? Il 28 di maggio. È il derby. L'anno scorso li abbiamo battuti per 35 persone all'arrivo, quindi siamo in vantaggio adesso. Veronica, peccato, dicevamo, tu sei l'organizzatrice di questo evento, la concomitanza con San Benedetto, a pensarci prima, casomai si poteva fare di pomeriggio, ma sarà per l'anno prossimo. Sarà per l'anno prossimo. Sicuramente. Sì. Dicevi allora il raduno è alle 10? Alle 10 e la gara comincerà alle 10, noi saremo lì appunto un'ora. Ci sono già prima. Dei pre-iscritti? Assolutamente sì, attualmente siamo a quota 65 iscritti, ovviamente si può iscrivere sul sito eventi.decathlon.it selezionando Decathlon San Giovanni Teatino oppure consultare la nostra pagina Facebook dove o chiamarci al numero del negozio. E noi casomai gareggeremo all'evento che ci sarà a San Benedetto. Penso proprio di sì. Daremo il via alla gara che c'è alle 9.30, ricordiamo l'orario è stata posticipata di un quarto d'ora perché domenica tra l'altro cambierà anche l'orario. Certo. E oltre alla distanza classica della mezza maratona c'è la possibilità di correre su una gara più corta di 10,6 km. Entrambe sono premiate, vediamo qui nella slide la bella medaglia che l'organizzazione ha preparato per tutti noi, oltre ovviamente a un'altra bella maglia manica lunga per il pacco gara di San Benedetto, i calzini, insomma. Beh, io di maglie sto facendo la collezione della gara di San Benedetto, perciò prima o poi correrò pure. Esatto. Bene, vediamo veramente una bellissima immagine con tantissima gente a partecipare, una delle più amate. Non si paga niente allora? Non si paga niente, assolutamente gratuita. Ma cioè, avete un numero chiuso? Nel no. senso, se no. arrivano 500 persone... Facciamo correre 500 Siete persone. Solo felici del risultato? Sì. Allora, mettela da parte prima la maglia per me, certo. No, perché sennò... Soprattutto la sua, da quello che abbiamo... Mauro, tu dove sarai domenica? Io sarò a San Benedetto, perché poi andrò a Roma, quindi lo uso come test, l'ultima rifinitura prima di andare... alla maratona di Roma. A provare questa benedetta maratona di Roma. Certo. Tanto per gradire, hanno detto che hanno fatto la 6 ore perché dice se ci riesce Alberico perché non ci dobbiamo riuscire noi. Roma. Vediamo se ci riesci pure tu a fare il tempo che tenne Alberico quando vinse. Dai, mo non esageriamo. con calma. Già finirla è per me è tanto, quindi. Io ti faccio una domanda invece sul Vivicittà, perché noi rischiamo poi di dimenticare, anche perché se abbiamo detto che la mezza maratona di Pescara che organizzano gli amici della Runners Pescara il giorno 28 ed è arrivata, figuriamoci il Vivicittà. Il 9 aprile il Vivicittà, certo, la classica immancabile a Pescara, che poi tra l'altro è anche l'altro banco di prova per noi giudici, gruppo direttivo, chiamiamolo così. Dopo 4 prove sarete promossi o rimandati. Possiamo essere promossi. No. Ma il Vivicittà per noi oramai è già una gara collaudata, però ogni anno mettiamo sempre qualcosina in più, riusciamo sempre a migliorare lì dove c'è da migliorare, perché chiaramente c'è da migliorare sempre in qualsiasi gara, anche nel Vivicittà che è una gara storica. E questo mi dà anche lo spunto per dire che ad esempio tra le
le novità del nuovo gruppo dirigente WISP. Assetto WISP. Assetto WISP, ecco, giustamente. C'è ad esempio una scheda di valutazione dell'evento e questo è importante. E chi dà il voto? Chi dà il giudizio? In questo nuovo assetto ci sono dei responsabili che per ogni gara vengono designati. Tra l'altro sarebbe bello vedere proprio il nuovo sito che è stato rivisitato è stato fatto dalla nuova gestione. Alberico, visto che hai preso la parola, ecco, ti voglio coinvolgere in un discorso importante. La WISP, tanti rinnovamenti, tante entrate, tante uscite, ma che cosa è successo? Ce lo vuoi raccontare brevemente che cosa sta succedendo? Ma diciamo che ti racconto quello che più o meno abbiamo capito, perché purtroppo ci sono state delle uscite importanti. Diciamo, due delle colonne della WISP ad un certo punto ci hanno praticamente dato forfè perché si sono defilate da questo gruppo. Si sta creando addirittura, si parla di un ennesimo Corri l'Abruzzo, che sarebbe paradossale, però sembrerebbe questa la realtà. Tant'è che Domenico prima, dietro le quinte, mi diceva che prima di entrare in trasmissione, dice che lui parteciperà a quattro Corri l'Abruzzo. Ovviamente il Corri l'Abruzzo WISP, l'attività WISP è quella, è unica, è irreplicabile, quindi diciamo dal punto di vista istituzionale devo dire non è cambiato nulla, perché è vero che sono uscite delle figure importanti che anche a livello proprio sentimentale è stata una perdita. Rinnovamento. Però c'è stato un grosso rinnovamento. Io questo non mi aspettavo, sinceramente ancora oggi lo reputo il miracolo della WISP Abruzzo, perché se sono uscite due persone, posso dire oggi, anche in base al risultato che abbiamo avuto domenica, in base al risultato che abbiamo sul calendario, un calendario che non riusciamo a chiudere perché continuano ad arrivare adesioni sia da parte delle società, in questo ovviamente ringrazio Domenico che è un po' il portacolori di una delle società più importanti, ma sia come gare. Quindi perdiamo dei pezzi importanti, paradossalmente cresciamo, quindi veramente un impegno gravoso, una persona che è Alberto Carulli, che riesce comunque a trovare la soluzione a tutto e a ridare razionalità all'attività di tutti i dirigenti. Con il suo massimo impegno. È vero, è vero. E quindi ecco qui che siamo arrivati, Mauro, dicevamo, alla nuova composizione di quella che si chiama adesso settore di attività, che è pubblicata sul nostro sito. Diciamo. Ringraziamo Maurizio alla regia che ce l'ha fatto. È prontissimo. Vediamo Alberico Di Cecco, responsabile. Unico poi. E poi il consiglio di rappresentanza, come dicevamo, Irma Cacmoli, che è il Trade Union, c'era anche l'anno scorso, c'è Linda Conti, ci sono io, c'è Nando, c'è Gaetano Pallini. E poi sono stati creati dei collaboratori di settore, quindi con dei settori ben specifici. Paola Azzulli, che è la coordinatrice del gruppo dei giudici, quindi designa per ogni evento i giudici che devono partecipare. Michelangeli, il coordinatore regionale del trail. Spendo una parola per quanto riguarda il trail. Quando abbiamo fatto il corso giudici, ho visto che comunque ha suscitato tantissimo interesse, quindi questo sta a significare che anche sotto quest'altra disciplina come WISP sicuramente potremmo fare un ulteriore passo in avanti, visto che per tanti di noi di Pescara e zone limitrofe prima poteva sembrare un evento un po' staccato forse da quello che è la nostra realtà, e invece abbiamo scoperto che è un qualcosa di interessante. Tra l'altro, scusami Mauro, Aurelio Michelangeli penso lo conoscono tutti, perché nel trail è anche responsabile a livello nazionale WISP, quindi una figura che è rimasta ai margini della Lega di cui fa parte, invece adesso lo abbiamo coinvolto e povero lui sarà ancora più impegnato. Tra l'altro è uno dei fondatori della prima edizione della nascita dell'Eco Maratona dei Marsi, parliamo di oltre 20 anni fa. E poi come responsabile di settore c'è Maselli, che si occupa dell'ufficio stampa, e Gianluca Lufrano, che è il coordinatore statistico, perché questa è un'ulteriore novità, per ogni gara riusciremo a dare i numeri di quante persone da una determinata... Chiamate me. Sei imbattibile. Gianluca è uno che ti darà filo da torcere.
Ho visto che tutte persone nuove alla fine. Praticamente molte figure nuove per noi, cioè, vederle scritte, ma tutte persone come Mauro che hanno sempre dato una mano e sono restate. Ma c'è proprio una voglia di fare che è incredibile. Domenica abbiamo proprio avuto la riprova che sì, è proprio qualcosa di. Per me inaspettato, però. Beh. È vero. Però va dato merito al nostro coordinatore che è lui che crea questa onda di entusiasmo che poi ti trascina. Il trascinatore, o con lui. ma oggi no. No, tutti uniti, tutti per uno per tutti. Però riesce a trovare sempre per ognuno di noi la giusta motivazione. Veramente è importante. Da ammirare, sì. Basta coglierla, ce l'hanno tutti, basta vedere tutti quanti utili, tutti quanti importanti. Veramente. Complimenti, Rico. Grazie. Vogliamo parlare anche della gara di domenica, so che tu hai gareggiato. Ebbene sì, ho gareggiato, mi sono divertito, le ho prese da Ruggero, un ragazzo della Runners Chieti che ha corso molto bene e vinto con merito. Per te le cross è proprio stato. Sì, infatti mi sono quasi stupito anche della mia prestazione che alla fine sono arrivato secondo. Però Roberto, il vincitore di domenica è stato il percorso, il clima che si è creata, la giornata splendida, sembrava veramente che eravamo centinaia di persone a fare una grossa scampagnata. Complimenti all'organizzazione, ma soprattutto agli atleti. Mi è dispiaciuto un po' di non esserci stato, perché so che poi oltre alla corsa, a fine gara. E te l'ho detto, cioè, il protagonista è stato tutt'altro. Qualcosa ancora da fare dopo la corsa. Domenico, novità per la prossima edizione della Mezza Maratona del Mare? Stiamo lavorando, abbiamo scampato il pericolo del referendum. Che il referendum doveva essere fatto il 28 maggio, quindi eravamo come al solito. Sei riuscito anche ad annullarlo, abbiamo Domenico. Parlato con Gentiloni, viene pure lui a correre la più che Gentiloni, Renzi dovresti chiamare a correre, visto che è un maratoneta, ex maratoneta. Abbiamo Volantino ha sottolineato che l'Abruzzo nel cuore, perché dopo gli eventi che sono successi da gennaio, venire in Abruzzo anche da fuori regione, molti verranno proprio per questo motivo, ci hanno chiamato. Abbiamo già fatto 150 prescrizioni, che a 2 mesi e mezzo dall'evento in Abruzzo non è facile. Vogliamo ricordare quando eravate l'anno scorso? Questo abbiamo fatto 1500 sulla mezza, e 400 sulla 10 km e 100 bambini. Quindi siamo arrivati a 1996 arrivati, che attualmente è la gara più grande. Previsione per quest'anno? Crescere di? Loro, il gruppo mio spera di arrivare a 2005 sulla competitiva, io penso di no, però su 2200 persone sulla competitiva sarebbe proprio un ottimo percorso risultato. Percorso immutato? Collaudato? E anche questo è da vedere, perché stanno aprendo il nuovo ponte a Pescara, se riusciamo a sfruttare anche quello sarebbe una bellissima novità, perché il ponte è molto bello, spettacolare quel ponte che stanno facendo, chi ci passa per primo? No? Il primato? Lo vorrebbero inaugurare il 27 maggio. Se succede una cosa del genere, sì. Allora sei un esperto di politica, puoi vedere, puoi intersecarti. Sei riuscito ad evitare il referendum. Speriamo che non succeda niente al ponte adesso. No, altrimenti rimane quello dell'anno scorso, perché è abbastanza veloce il percorso. Il ponte è più suggestivo, però alla fine il percorso nostro è abbastanza bello, come tutto il lungomare, la gente viene contenta di venire. Sì. Quest'anno novità la maglia, questa qui, quindi la maglia quella simile a questa, ma è molto bella, molto lavorata, una maglia tecnica. Anche perché dopo la corsa veramente ci si può fare un pomeriggio rimanendo al mare. Allora noi il 28 maggio è ora, speriamo che il tempo si convinca che stiamo arrivando verso l'anno. L'anno scorso è stato fin troppo caldo, pertanto figuriamoci, e quest'anno viene posticipato anche, per il Pescara, forse il 28. Potrebbe essere veramente una giornata. Però poi c'è l'Ironman il 14 giugno, quindi alla fine la gente è abituata anche a correre, poi una mezza maratona, non parliamo di una grossa. Per molti sarà una fatica lo stesso, però. Sicuramente sì. Per gli organizzatori sarà una fatica sicura. Sicuramente sì. Veronica, tu ci sarai? Certo, ci sarò, saremo in prima fila e partiremo tutti insieme per vivere questa giornata insieme. Per fare sport basta poco, basta un paio di scarpe. Basta pochissimo. Con Decathlon ancora meno. Vero? Esatto. Ancora meno, perché ci sono delle convenzioni, ci sono dei prodotti veramente per partire a prezzi. A prezzi bassissimi. Iper imbattibili. Esatto. Perciò non prendiamo scusa, non diciamo, ma
no. Mi costa, no. costa quasi. Soprattutto quasi, correre. La maglietta già ce l'avranno la gratis domenica. Perché vuoi la maglietta? No? Le scarpette ci si organizza. Stai insistendo, quindi. No, Domenico, non c'è problema. Che finiamo la trasmissione, facciamo togliere quella e ci vediamo quella. Ma lei c'ha la XS. È difficile, vabbè. Ma adesso noi cominciamo a dimagrire, vero Mauro? Nell'attività ci passa. La corsa aiuta tanto, aiuta tanto a buttare giù peso. Certo. Per i Vivi Città le iscrizioni chi le cura? Che come Guerino, Martella, grazie. Come ci si... Graziano di Lizio. Graziano di Lizio. Quest'anno siamo passati a Graziano, come tra l'altro possiamo vedere anche nel volantino. E anche lì purtroppo abbiamo dovuto riparare le uscite dalla WISP, però devo dire in maniera sicuramente egregia, poi offriamo le garanzie giuste. Io sono del parere... Anche perché, scusami, prima o poi il rinnovamento dovrà esserci, certo. Proprio per una questione fisiologica. No, ma io poi, quindi... Mauro, poi nella vita bisogna essere sempre ottimisti, no? Io dico sempre, bisogna dire, pensare sempre positivo e dire non tutti i mali vengono per nuocere, voglio dire. Certo, sì, sempre, chiaro. Per l'amor di Dio, però ecco, non è perché uno... No, anzi, devo posso dire... Posso dire anche la mia, perché prego, ci mancherebbe, anzi. Sono anche a conoscenza di tutta la situazione. Se fosse gestita forse con più, non lo so, si poteva fare evitare. Io avrei cercato fino alla fine di cercare di cucire, perché sono personaggi importanti poi nella storia del podismo abruzzese. Quindi io spero sempre, il mio invito è sempre con Alberico di cercare di riprendere i rapporti, perché anche perché è inutile litigare non avessi d'accordo su punti, sì. Beh, ormai per non è così fondamentale. Però so che a volte i caratteri sono... poi più una questione di carattere, quindi a quel punto, come dice lui, l'augurio che questo gruppo nuovo ci dia soddisfazioni poi per i prossimi anni, perché un conto è una gara, un conto vedere poi nell'opera di un anno di vari anni, certo. Però sono sicuro che, conoscendo tutti quanti, che si sta sulla buona strada. Se si riesce anche a rifare così, sono sempre per la pace, sempre. Diciamo che più che dalla WISP bisogna vedere la volontà degli altri, perché se di fondo c'è un progetto di fare qualcosa di diverso, addirittura concorrente, allora non si può riuscire a reintegrarle. Se addirittura si parla della nascita di un altro Corri-l'Abruzzo che non c'entra nulla con quello WISP, allora forse sono gli altri a dover rimodulare i programmi. Questo è la cosa più assurda che si possa fare. Proprio fuori dal... L'anno scorso abbiamo lavorato insieme a te e noi per unificare il circuito. Adesso sono diventati quattro, non tanto, per quattro esatto. Sono. Domenico, più ne siamo, meglio stiamo. Veronica, allora domenica mattina l'appuntamento a Pescara, Parco d'Avolos, basta arrivare, con la voglia arrivare. Di stare insieme, esatto. Di passeggiare, di correre, quant'altro ancora. Domanda, ma si corre nel Parco d'Avolos? Nel Parco bellissimo. D'Avolos. Bellissima sì. Maglia che darete, sarà la stessa maglia che vedrete che porterò io in giro, la daranno a tutti i partecipanti, gratuitamente, Mauro. Noi saremo a San Noi Benedetto. Saremo a San Benedetto. Per... già a raccogliere iscrizioni per i Vivi Città. Esattamente. Bene, esattamente, bene. Certo. Domenico, il prossimo impegno, domenica anche tu per San Benedetto? Ecco, a San Benedetto ci sarà la possibilità di iscriversi con la promozione a 15 euro a 21 km del 28 maggio. Quindi sarà proprio il banchetto in cui si possono fare. Già da adesso iscrizioni. Sì, abbiamo già cominciato a Roma Ostia, abbiamo proseguiamo con San Benedetto, poi siamo andati a Roma Marathon. Facciamo varie promozioni in modo da... Secondo me nell'anno prossimo andranno in giro per l'Europa. Sì, ma faranno... loro sono già sulla buona abbiamo già fatto il buon per Parigi, andiamo pure a Parigi quest'anno. Bene, grazie ai gentilissimi ospiti, grazie Domenico, grazie Veronica, grazie Mauro, sì, Alberico, diamo l'appuntamento la settimana prossima. Ringraziamo Maurizio alla regia, Claudio alle telecamere e come sempre un grazie particolare alla WISP che ci dà l'opportunità di parlare del nostro bel mondo della corsa. Buona serata a tutti. Buonasera. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.
best song ever. It was your best song ever. It was your best song ever.